Parliamo invece ancora dell'evento, delle orme insomma, che tornano a Ferrara. Tra l'altro volevo chiedere intanto a Dino Marsan dove poter trovare i biglietti, se nel caso si parlasse già di previsione. I biglietti, come appunto è scritto anche sulla maglietta, si possono trovare alla tabaccheria L'Acciarino, presso il centro commerciale del Castello, e Technicolor, in viale Porta Po, al 111, che è praticamente un po' la sede nostra, ecco, il punto di ritrovo dell'associazione Impulse Art. Quindi da lì poi dopo la possibilità di acquistare questo biglietto, che insomma anche perché si presume, adesso non voglio essere particolarmente ottimista, ma credo che l'interesse nei confronti delle orme sia talmente tanto che per una sala come la Sala Estense credo che sia importante muoversi con un po' di anticipo. Beh, sì, quello senz'altro, noi è già da un po' di tempo che ci siamo mossi per questa cosa attraverso appunto i vari canali, sia i loro siti ufficiali, quello del fan club e anche quello delle orme, che è il nostro, poi ha già mandato anche diversi comunicati in portali dedicati agli annunci, insomma, anche il comune stesso di Ferrara, il sito del comune ospita questo inserto, insomma questo comunicato stampa. Quindi ringrazio intanto il comune di Ferrara perché ci dà il patrocinio comunque per poter utilizzare la Sala Estense. Nuove orme, ben detto, quindi il CD è tra qualche giorno che uscirà con insomma un nuovo prodotto musicale, prima dicevamo insomma non soltanto per i fan storici ma anche per coloro che hanno voglia e bisogno di conoscere nuova musica, musica che ha fatto la storia ma che continua insomma a macinare con novità interessanti. Sì, prima di tutto volevo ringraziarvi dell'ospitalità, poi di una giornata in cui mi sento particolarmente coinvolto, perché abbiamo iniziato a parlare del terremoto in Giappone, io ho vissuto il terremoto in Friuli, facevo l'alpino a quel tempo, ero a Gemona del Friuli, che ha fatto molti dei nostri colleghi, sono rimasti anche sotto le macerie, perciò mi sono sentito coinvolto. Poi pubblicamente do la nostra disponibilità eventualmente anche per un evento organizzato dall'AISLA, perché noi fatalità l'ultimo concerto l'abbiamo fatto in provincia di Avellino l'8 dicembre e siamo stati invitati proprio da un'associazione che praticamente raccoglie fondi per malati della SLA, perciò voglio dire. Un avvenimento nazionale a Roma quest'estate dove sicuramente ci saranno diversi artisti interpellati e segnalerò la vostra disponibilità alla mia direzione nazionale. Grazie, io se poi Roma va bene, ma anche Ferrara, cioè noi, appunto diceva anche la signora, noi abitualmente chiaramente tenendo presente i nostri impegni che abbiamo, noi siamo favorevoli a suonare per queste persone che ne hanno bisogno, perché come io conosco particolarmente anche la situazione dei malati di SLA. E assolutamente se non c'è iniziativa privata vengono lasciati diciamo un po' a se stesso. Chiudo questa parentesi, sì, il disco uscirà il 21 marzo, verrà presentato ufficialmente a Roma al 22 marzo, 23 marzo, terremo tre concerti a Roma e nei primi due giorni di presentazione, poi saremo a Napoli, saremo a Lecce, torneremo qua a Vittorio Veneto, Torino, Trieste, Ferrara, Rieti, Viterbo, faremo La Spezia, Milano, faremo parecchie date. Per concludere faremo una giornata, un Celebration Day a Venezia il 25 aprile, il giorno di Pasquetta. Partiremo la mattina con una motonave. Stiamo vedendo, è bellissimo questa cosa, stiamo vedendo anche delle immagini in questo momento. Questa è la foto tratta dal video che abbiamo girato per Chuck Si Canta, siamo stati per tre ore a girare, sono stati, io ero fuori, ero giù. E questa è la trasmissione, proprio una foto tratta da Chuck Si Canta. Per tre ore le orme hanno girato in continuazione su questa giostra che era piazzale Cavour vicino a San Pietro e il video è uscito tra l'altro molto bene, infatti siamo stati premiati con la finale di questa trasmissione. Perciò sì, chiaro, il disco l'ho prodotto io, perciò ve lo consiglio. Lo ascolteremo con sì. Calma quando uscirà. Non abbiamo potuto dare mia idea era quello appunto di promuovere magari, cioè di dare un'anticipazione, ma abbiamo deciso di lasciare il tutto, certo, alla presentazione ufficiale a Roma. Guarda, colleghiamo perfettamente.